Vado dalla zia Cri, guarda. Vado, ho lasciato là il grembiule, vedi, guarda. Ho lasciato, aspetta, vado a prenderlo, dai. Aspetta, scusate, ma... Scusate, vado dalla zia Cri. Fatto bene, perché oggi facciamo un dolce che ci si potrebbe sporcare. Appunto, perché c'è il cioccolato, perché abbiamo detto, senti, facciamo fuori tutte le uova di Pasqua. L'ultime, dall'ultime, poi il cioccolato via, lo mettiamo via, fuori. Sì, sì. Nel anche senso se da... il cioccolato sta bene dappertutto. Appunto. No, ma stavo scherzando, che abbiamo ancora un sacco di cioccolato a casa, sì. E quindi... Allora, cosa facciamo? Le meringhette, i biscotti? Facciamo dei biscotti meringati perché con pochissimi ingredienti abbiamo del cioccolato, dello zucchero a velo, del cacao, un po' di amido e degli albumi. Quindi pazzesca. 4-5 ingredienti. Non puoi capire. No, sono buonissimi, lo so. Lui ha già rubati. Come sono? Di al pubblico come sono questi biscotti. C'è un biscotto al cioccolato che una volta si vendeva nei supermercati che ora è estinto, non esiste più, l'hanno ritirato dal commercio, era uguale. Ma questo è più buono perché anche questa cosa. Perché l'hanno ritirato al commercio? Non lo so, è tanti anni fa. Ma io so qual è. Ma che? Sì. Ma non è, ma cosa dici? Questi qua sono una roba. Vabbè, allora guardatelo, dai. Allora, cioccolato tritato, metà lo mettiamo a sciogliere, metà lo lasciamo. Fondente? Fondente, anzi, se poi un bel fondente amaro meglio, ci piace. Ok. E questo metà e metà. Lo teniamo lì che ci serve dopo. Va bene. In una ciotola, l'ho persa, eccola qua, mettiamo metà dello zucchero a velo, così, e lo misceliamo con il cacao. E qui io ho usato dell'amido di mais, ma può andare bene anche della maizena, della fecola o proprio... Amido di mais, amido comunque. Qui, ecco. Una cosa che rappresenta. Sì. E questo qui lo teniamo qua perché ci servirà dopo. In un'altra ciotola mettiamo i nostri albumi, ecco qua, e cominciamo a fare la meringa. Devo montarli? Sì, li montiamo. Per montare più svelto c'è un metodo, no? Allora, dobbiamo dire due o tre cose riguardo alla meringa, perché la meringa è in tantissime preparazioni di pasticceria, però a volte, e esistono tanti tipi, l'abbiamo vista con i nostri pasticceri nelle varie ricette, meringa all'italiana, la francese e la svizzera, sono tre. Noi facciamo una meringa francese che è la classica, quella con l'albume e lo zucchero, io in questo caso uso lo zucchero a velo, ma viene anche se usiamo l'altro zucchero, e invece la svizzera è cotta a bagnomaria e all'italiana è quella che ha lo zucchero cotto quando facciamo i semifreddi, esatto. Che l'abbiamo già utilizzato altre volte. In questo caso qualche piccolo accorgimento è quello di aumentare la velocità e man mano che aumenti la velocità aggiungiamo all'inizio lo zucchero un po' alla volta. Perché se noi lo versiamo tutto in una volta fa fatica ad incorporare l'aria. E allora questo è già un primo. Poi, bisogna farlo in due questo lavoro, Noi, sì, ma perché noi mentre cuciniamo, oltre al bicchiere di vino, chiacchieriamo. Esatto, no? E quindi dici, metti giù un po' di zucchero. Quindi, dai, aumenta la velocità, via. Puoi aumentare. Ci piace questa canzone francese. Molto, se la da morire, a me guarda. Ho una voglia di tornare in Francia. Che penso che sarà il prossimo viaggio che farò. Vieni a trovarmi. Magari in Normandia. Ma dove ci sono anche i cavalli, poi ci sono quelle. Mi piace da morire. Guarda, lo prendo sì, sul serio. Sì, a me piace la Francia, quella un po' rustica, sì, non quella. Sì, sì, anche mi a me. Mi piace proprio quella nature. Boschi e via. Esatto. Allora, dicevamo, albumi, aggiungere un po' alla volta lo zucchero. Quindi mettimelo a questo più punto. Centrale, va, che così riesco, okay. Ecco, vai. Puoi aumentare la velocità. Più di così non va. Allora andiamo tranquillamente. L'altra cosa importante, devono essere a temperatura ambiente, gli albumi, un po' tutti gli ingredienti che noi utilizziamo. Ho alzato un polverone. Ecco, e infatti è quello di... dicevamo. Ma puoi mettere cucinare ballando e vedendo noi? Ma la gente ha voglia un po' di rilassarsi, brava, brava, ma che è? Brava. Ma scusate ragazzi, noi siamo una bolla di felicità, diciamo, brava, le cose come stanno ogni tanto. Guarda, perché è guardo. Io non ce la so più, non so voi, davvero. Io non ce la faccio più. A riguardo di questo devo dire una cosa velocissima. Tantissime persone mi scrivono dicendo che gli facciamo proprio compagnia e devo mandare un saluto particolare insieme, sì, è vero, a una bimba speciale, sì, Lavinia di Modena, e alla sua mamma Verdiana. Un grande abbraccio, ciao Lavinia! Allora, a questo punto
interrompiamo e cominciamo ad aggiungere un po' di cioccolato fuso, vai pure. Ma questa è una roba pazzesca, pazzesca. E le nostre polveri. Alterniamo un po' e un po'. È come la lasagna, capito? Sì, questo non è a strati, ma poi metti tutto lì. Ecco qua, vai pure, guarda, te lo metto tutto. L'altro cioccolato che l'ho sciato a pezzi lo andiamo ad aggiungere, perché vedrai quando sono cotte, adesso è velocissima. E poi abbiamo chi... Dobbiamo mettere ancora le polveri? Sì, un altro po' di polveri, ecco qua. Ci vuole giusto un attimo. Deve divenire bello compatto. Maestro, eh? Mi aiuti con la musica? Certo che noi abbiamo i nostri preferiti. Cioè noi abbiamo la rappresentante di lista. Tananai va via come il pane, eh? Ok, guarda, puoi togliere che gli do una girata con le capentole. Abbiamo placca da forno. Ecco qua. A questo punto dobbiamo fare i nostri mucchietti. Possiamo utilizzare un cucchiaio. Perché dobbiamo fare i biscottini. Sì, perché biscotti. Noi facciamo dei biscottoni, quasi biscottoni. Quasi li chiamerei. Però... I biscotti, dai. Biscotti. Sono guarda, la misura vedi? Giusta. Allora, qui sono rimasti questi bei pezzettoni di cioccolato. Meglio. Che quando andremo a cucinarli... dentro si sciolgono, quindi cosa avremo? Questo biscotto che dentro è morbido, è quasi cremoso e poi qui non abbiamo farine, altra cosa, quindi abbiamo recuperato gli albumi, il cioccolato, tutti gli ingredienti a casa, pochissimi ingredienti. È una ricetta del recupero questa, sì. Gluten free? Gluten free, fa bene. Fa bene. E poi ci toglie veramente la... Un po' di malinconia. Proprio per il buon umore. Però per è il vero, buon cioccolato, certo. Serotonina, vero, certo, dottoressa? Ma noi dobbiamo vedere sempre tutti i lati, siamo ottimisti. Ecco qua, li mettiamo in tanto forno. Tanto essere pessimisti ci pensano gli altri, noi vogliamo essere ottimisti il più possibile. Via, via. E 170-180 gradi, 12-13 minuti. Via, e guardate come vengono, ve li ecco facciamo qua. Vedere. Vai. Perché... A me sono venuti subito in mente i biscotti a cui si riferiva no, lui. Ma non, guardate. Non puoi capire. Non... Ecco. E dentro sono belli, morbidosi e ricordano proprio... Sono una... Biscotti al cioccolato della zia Cri!